Messina si prepara alle festività natalizie e lo fa rendendo snella la circolazione viaria. Fulcro del nuovo disegno della viabilità messa in campo dall'amministrazione comunale in vista del Natale sono i parcheggi ZER e Via La Farina. Proprio nei giorni scorsi è stato aperto al pubblico il secondo piano dell'area parcheggio di Via La Farina. Per quanto riguarda invece le isole pedonali, in particolare quella di Via Primo Settembre, è stato firmato ieri un accordo fra la quarta circoscrizione, i commercianti della zona e Palazzo Zanca, che rappresenta un vero e proprio out-out. Se entro il 31 gennaio non verranno installate telecamere di videosorveglianza lungo il tratto pedonalizzato che permetta di sanzionare chi viola l'accesso pedonale e posizionati a reti urbane al momento assenti, la strada verrà riaperta al transito veicolare. Tornando alle modifiche viarie relative al Natale, fino al 7 gennaio l'area pedonale interesserà il tratto di Via dei Mille, compreso fra le vie Tommaso Canizzaro e Santa Cecilia, di Viale San Martino, entrambe le carreggiate fra le vie Ettore Lombardo Pellegrino e Maddalena, via Ettore Lombardo Pellegrino fra Via dei Mille e il Viale San Martino e via 27 luglio fra le vie Risorgimento e dei Mille, dove vigerà anche il divieto di sosta. Da ieri, sempre fino al 7 gennaio, è stata pedonalizzata anche la parte centrale di Piazza Castronovo, dove è stato istituito il divieto di sosta anche sul lato interno della corona rotatoria della piazza. Sempre da ieri, sino al 7 gennaio, l'area pedonale interesserà il tratto di via Solferino fra via Giordano Bruno e il Viale San Martino, dove vigerà il divieto di sosta. Infine, saranno in vigore i divieti di sosta 024 con rimozione coatta e transito veicolare nelle vie Giordano Bruno, Dogale e Nicola Fabrizi. Anche il servizio di trasporto pubblico di bus e tram subirà modifiche. Nelle domeniche del 10, 17, 24 e 31 le linee bus 2 e 79 espleteranno programma feriale. Domenica 24 e domenica 31 il servizio verrà sospeso alle 22, escluse le linee 2 e 79 che continueranno ininterrottamente con due bus per linea sino al termine del servizio notturno. Nelle domeniche 10, 17, 24 e 31 6 tram viaggeranno la mattina con cadenza di 15 minuti, con partenza da via Bonino dalle 6 alle 21.15. Nella fascia oraria 16.21 sarà invece prevista l'aggiunta di un tram di sussidio con cadenza di 7,5 minuti circa per tre corse di andata e ritorno. Obiettivo dell'amministrazione comunale è spingere sull'utilizzo dei mezzi pubblici, fornendo ai cittadini biglietti creati ad hoc per le festività natalizie, con prezzi modici e pensati per tutta la famiglia.